Quando vuoi. Eh Quindi lui ha spiegato in erboristeria perché abbiamo. sì. Oddio, io non sono Dai, dai, non ti portata preoccupare. per queste Dai, cose. dai, non ti preoccupare, dottoressa. Allora, in erboristeria abbiamo soprattutto erbe, perché? Perché comunque le erbe sfuse servono per vari motivi, per dare un senso di più leggerezza, per sgonfiare, per un riposo più tranquillo. E quindi io in questo momento ho scelto delle erbe che servono per esempio questa qui è un leggermente dimagrante perché è a base di fucus che accelera il metabolismo, ma ci sono anche erbe tipo all'interno la betulla e il frassino che vanno a togliere un po' di liquidi e quindi a far perdere peso. Quella che vediamo qui invece è proprio una più diuretica perché è a base di gramigna. Un'erba molto, molto diuretica, il peduncolo di ciliegio, e anche questa, insomma, tira fuori i liquidi, quindi per chi soffre soprattutto di ritenzione dei liquidi, anche se eventualmente c'è un problema di infiammazione delle vie urinarie, perché l'uva orsina è anche disinfiammante. E poi queste due più semplici, che comunque sono la base di tutte le altre tisane, perché il finocchio e la malva, sono, erbe che ne troviamo un po' dappertutto, e fanno, in particolare il finocchio serve per togliere aria e quindi dare, sollievo a chi ha gonfiori anche intestinali dovuto a cattiva digestione. Ma è comunque, ripeto, anche un ingrediente principale di molte altre erbe, per esempio si utilizza anche per fare una tisana più lassativa, per una tisana anche si possono aggiungere anche altre erbe tipo il carvi, il cumino, l'anice stellato che fanno tutti. Che servono tutti per questo motivo qui, per togliere aria e per lenire i gonfiori. La malva invece è un lenitivo eccezionale, quindi la utilizziamo sia per disinfiammare il colon irritato, ma anche per il mal di gola. Per esempio c'è una tipica tisana cassanese, se così posso dire, anche una ricetta popolare, che la utilizza fa un decotto di malva con fico secco e camomilla. E si fa bollire tutto insieme, si riduce l'acqua di una metà, di un terzo, e poi si beve. Questo serve proprio per dare meno fastidio alla gola irritata e anche eventualmente tosse. Poi ecco, le altre erbe che comunque adesso non ci sono qui, altre tisane, sono quella tisana rilassante che serve per dare un buon sonno, un buon riposo, ma anche per rilassare durante la giornata, per chi ha un problema un po' di ansia o di preoccupazione da stress. E poi tutte le altre erbe sfuse, non cito per esempio l'ortica, ma che la utilizziamo anche come base per molte tisane diuretiche. E la senna, vabbè, quella è un tipo particolare di erba che utilizziamo solo in casi eccezionali, quando c'è una stitichezza un po' ostinata in momenti particolari. Ma tutto qui.